Per capire il senso della riforma di Clistene, che sarà l'argomento dei due video successivi, è necessario definire meglio il concetto di tribù. Nell'età arcaica e prima della riforma di Clistene, alla fine del VI secolo a.C., la popolazione di Atene era suddivisa in quattro tribù territoriali, gruppi di persone e di famiglie legate da interessi comuni e da vincoli etnici, militari e religiosi. Ciascuna tribù era poi articolata in raggruppamenti di famiglie dette fratrie. Tribù e fratrie, gruppi sociali legati da vincoli familiari o etnici e dagli stessi interessi, erano le principali unità organizzative della società. È chiaro quindi che la tribù, fino alla riforma di Clistene, era un gruppo tendenzialmente omogeneo al suo interno per interessi e per origini, e che le tribù, formate prevalentemente da gruppi aristocratici, erano quelle che detenevano un maggior peso politico nel governo della polis.